la conquista più importante per l'evoluzione dell'uomo fatta dall'Homo ergaster fu il fuoco. Probabilmente si trattò di una scoperta casuale. Possiamo pensare che inizialmente l'uomo ne venne a conoscenza tramite incendi causati da fulmine oppure da lava incandescente. Successivamente però ne intuì i molti vantaggi. Il fuoco proteggeva dal freddo, teneva lontani gli animali feroci, illuminava la notte, ma soprattutto permetteva di cuocere la carne, rendendola più digeribile, più masticabile e gustosa. Inoltre, riuniti attorno al fuoco per scaldarsi, mangiare e sentirsi al sicuro, gli uomini del Paleolitico incominciarono a sviluppare una prima forma di linguaggio. Inoltre, il fuoco poteva essere usato per controllare gli animali e spingerli in trappole durante le battute di caccia. Il fuoco veniva originato in due modi. Si producevano delle scintille battendo due pietre di selce che venivano fatte cadere su foglie e rami secchi, oppure si strofinavano due legni insieme e così si produceva una specie di segatura molto fine che, con il calore, diventava brace e poi originava il fuoco.